Bene, quest'anno sicuramente abbiamo raggiunto un buon livello sia qualitativamente e anche di aumento di numero di partecipanti che quest'anno sono aumentati quasi 10 unità. Abbiamo avuto 61 partecipanti nella parte moderna, siccome il rally si divide in due parti, sono due rally separati, sono un rally moderno dove c'era appunto 61 e la parte storica che erano 30. Quest'anno abbiamo richiesto anche la possibilità di avere un altro anno, cioè per il 2013, il 2014, la validità del campionato italiano. Abbiamo cercato di fare il meglio di quello che possiamo mettere in campo, delle nostre forze, e abbiamo ricevuto un buon risultato dove i concorrenti hanno tutti apprezzato quello che abbiamo fatto. Il percorso è stato abbastanza selettivo perché erano tre prove speciali, di cui una ripetuta 3 volte e due volte, ha portato all'arrivo quasi un 70% dei partecipanti. La gara nell'insieme è stata combattuta fin dalle prime parti, nella parte del moderno. Nello storico invece c'è stata diciamo, controllo totale della gara da parte di un pilota valdostano che arriva dalle moderne e adesso ha scoperto le storiche, si chiama Evil Shenter, è venuto a correre nelle storiche, si è divertito e ha chiaramente dominato tutta la gara. Quest'anno oltretutto abbiamo avuto un riscontro a livello internazionale in cui abbiamo avuto un equipaggio che è arrivato addirittura da Edimburgo, dalla Scozia, che è venuto a testare la macchina nella nostra gara, giusto in previsione della gara del Rally di Sanremo che sarà a aprile, valido per il campionato italiano e europeo. E in più un equipaggio svizzero e inglese che sono venuti anche loro a provare la macchina, sempre la stessa cosa. E hanno apprezzato tantissimo. Oltretutto a loro abbiamo dedicato anche un radar in lingua dedicata, che è una cosa che nessuno fa, proprio perché per fargli vedere che siamo ben disposti ad accettare anche gli equipaggi stranieri. Tre Beh, motivi. il primo motivo sicuramente, diciamo, non vogliamo paragonarci all'europeo, però diciamo che lo storico c'è un ottimo promoter che è un nostro associato, che è un nostro socio che ci dà una mano, si chiama Roberto Ratto, che si vende tra virgolette per quello che riguarda a tutti i piloti e le storiche, invitandoli e incitandoli a venire, e chiaramente la formula della gara in se stessa che è piaciuta. E fa un altro anno ci saranno novità e stiamo già lavorando al 2014, ormai da una settimana, perché dobbiamo già pensare a quello che dobbiamo fare l'anno prossimo. Una piccola anticipazione sul 2014. È un po' presto. Diciamo che l'idea è di travolgere un po' tutto, cioè tutto nuovo, ci piacerebbe rifare un po' tutto nuovo. A me piacerebbe, poi chiaramente non sono solo a decidere. Io ho già buttato giù delle idee, come tu sai, si è sempre un gruppo di lavoro, bisogna sempre anche pensare, sentire gli altri. Io ho già pensato di travolgere un po' tutto per fare tutta una cosa nuova e chiaramente cercare di invogliare più gente a venire. Stelle nello Sport, il progetto che da 14 anni valorizza lo sport ligure con i suoi protagonisti, che siano campioni affermati o giovanissimi. Aiuta le società dilettantistiche e sostiene l'associazione Gigi Ghirotti. Con Stelle nello Sport eleggi gli sportivi liguri dell'anno sul sito stellenellosport.com e attraverso il coupon pubblicato ogni settimana sul Secolo XIX. Vota per il rosso blu cerchiato dell'anno nel trofeo Carige e per il big maschile nel trofeo Erg e la big femminile nel trofeo Villa Montallegro. Premia lo juniores dell'anno nel trofeo Cambiaso Risso e la juniores nel trofeo Bayer. Aiutaci a scoprire nuovi talenti votando il green nel trofeo Ansaldo Energia e contribuisci ad eleggere le 10 società sportive dell'anno grazie al trofeo Royal Caribbean. Segui su stellenellosport.com le classifiche aggiornate in tempo reale. Con Stelle nello Sport sostieni la tua società e le fai vincere importanti bonus in abbigliamento sportivo personalizzato, cartellonistica e gadget, acqua e servizi multimediali, siti internet e servizi videofotografici. Vivi
tre mesi di eventi e di incontri dedicati a chi ama lo sport. Partecipa all'Asta delle Stelle, potrai aggiudicarti le maglie dei campioni di Genoa e Sampdoria, ma anche dello sport italiano, sostenendo l'importante mission dell'associazione Gigi Ghirotti del professor Franco Enrichet. Partecipa al concorso fotografico delle stelle, dedicato alla memoria di Carlo Nicali, scatti di gioia e di festa sportiva. Invia sino a un massimo di 3 foto alla mail foto@stellenellosport.com e parti in crociera a bordo di Royal Caribbean. Preparati per la grande festa con le stelle nello sport al Porto Antico dal 24 al 26 maggio prossimi. Non perderti il galà dello sport e la notte magica. Vieni a provare oltre 45 discipline sportive nella splendida cornice della festa dello sport. Con Stelle nello Sport, Porto Antico e Progetto Giovani, Genova è davvero in festa. Lo sport in Liguria è davvero stellare. Vivilo con noi. www.stellenellosport.com. Grazie al maestro Aldo Corallo, complimenti a tutti i ragazzi del Pieve Ligure. Un ultimo saluto allora alla società di Pieve Ligure con i suoi giovanissimi protagonisti sul palco di Stelle nello Sport, nell'area eventi, la Family Fun di Fiera Primavera, davvero grande spettacolo e siamo soltanto a metà perché tra poco sarà il momento della Damun, la società con il maestro Renato Petrolini. Intanto noi salutiamo e ringraziamo il Pieve Ligure Jiu Jitsu. Jiu Jitsu che sarà protagonista anche alla festa dello sport al Porto Antico dal 24 al 26 maggio prossimi. Fissate in agenda le date, non mancate alle tre straordinarie giornate di festa dello sport. Ringraziamento a tutti coloro che sostengono il nostro progetto, tanti amici da Banca Carige a Villa Montallegro, da Ansaldo Energia a Bayer, passando per Erg, Cambiaso Risso e Royal Caribbean. 7 le categorie di voto per gli sportivi liguri dell'anno, le società, il rosso blu cerchiato. Ancora un saluto al Pieve Ligure, al maestro Aldo Corallo. E allora sul palco è il momento della Damun, la società con il suo maestro Renato Petrolini. Conosciamo una nuova realtà.
Con piacere, eccoli qua. Vedremo quali sono gli esercizi che ci porteranno sul palco di Stelle dello Sport. Buonasera ragazzi. E allora, facciamoci presentare la società proprio dal maestro. Buonasera, il Jiu Jitsu Damon Genova è una palestra della JJ che fa stile Damon, che è uno stile diverso da quello che abbiamo visto adesso, che è la Bianchi. Siamo un gruppo che fa parte del gruppo Damon Italia, che fa il Jiu Jitsu creato dai fratelli Pellecchia. Noi siamo principalmente basati sul nostro attivo di stile sulla difesa personale, pur facendo comunque le gare ai ragazzi. Vedremo diversi tipi di modi di vedere, secondo l'età, la difesa personale. Incominciamo con due cinture un po' alte, un po' più grandi, che faranno vedere alcune tecniche di difesa base portata in maniera un pochettino più dinamica.